2 novembre 2019, Stadio Olimpico. Non è un giorno come gli altri. Oggi c'è Roma-Napoli, il derby del sud. Ma che badeciano, o derby del sud non era Corigliano-Castrovillari. La Roma all'ultima giornata ha subito l'ennesimo torto arbitrale, così come il Napoli. Ma è una partita importante, sicuramente ci sarà un arbitro all'altezza. Gianluca Rocchi. Rocchi è lo stesso di Juve-Roma 3-2, ti ricordi? Rigori per la Juve, gol in fuorigioco della Juve, trick e track e bomba a mano della Juve, ti ricordi? La Roma è in un gran momento di forma, soprattutto Niccolò Zaniolo. Così però non la pensa Fabio Capello. Beh, guarda, fare il calciatore devi avere abnegazione, spirito di sacrificio, tutte qualità che Niccolò Zaniolo ancora non ha. Gol di Zaniolo, Roma in vantaggio. Ti fa strada l'idea della demenza senile. Poi ci sono questi ristoranti che sono pieni e c'è la crisi e nessuno parla dell'aspetto tecnico-tattico della tavolata di zucca. Ma lasciamolo lì, ma abbiamo un colpo di scena. Qualcosa che nemmeno i più ottimisti avrebbero pensato. Viene chiamata la VAR, ma questa volta non si capisce davvero il perché. E qui l'incredibile, la VAR è a favore della Roma. Rigore. Ma la Roma quest'anno non è abituata a decisioni favorevoli. Infatti il timido Kolarov sbaglia il rigore. Ti rimane sull'1-0. E da qui il Napoli rischia fortemente di pareggiare. Prende due pali in un secondo e 23 centesimi. Ma si va all'intervallo sull'1-0. Intanto Fabio Capello deve aver parlato male anche di Pastore. Perché oggi l'argentino sembra disegnare calcio. Ma succede di nuovo. Non che parli Capello, per fortuna. Ma di nuovo rigore, e stavolta senza VAR. Kolarov è davvero troppo timido. Così va allo sbruffone, Jordan Veretout, talmente sbruffone che la mette dentro, raddoppio della Roma. Intanto nel Napoli entra Irving Lozano, un bambino iperattivo, che non sta mai fermo, infatti va sulla fascia, la mette in mezzo per Milik, che accorcia le distanze, 2-1. Siamo al 96esimo, punizione per il Napoli, tira Milik sulla barriera, e la partita finisce. E Capello? Io dico che dal punto di vista tecnico-tattico dico che Venezia è bella ma non ci vivrei, ecco.